I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Ci sono momenti che segnano per sempre la storia dell'umanità e del progresso. But 100 years later, the Negro still is not free. Parole che scolpiscono nella storia l'inizio di una nuova era. So we've come here today to dramatize a shameful condition. Parole che hanno cambiato la vita a milioni di persone. I have a dream today. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. A Washington, il 28 agosto 1963, il reverendo Martin Luther King parla davanti a una folla di più di 200.000 persone. Bianchi e neri hanno marciato sulla capitale per chiedere pari diritti per tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America. La gente è arrivata da ogni parte del paese, con ogni mezzo, facendo viaggi lunghi e faticosi. Martin Luther King è stato in grado di muovere una folla enorme. Prima di questo momento non si era mai vista una mobilitazione così massiccia. Le proteste degli anni precedenti culminano in questa che è la marcia più grande, quella più importante. La destinazione è Washington, la capitale. Delegation. The location for the meeting with Senator Ribicoff has been changed to the Red Cross tent, which is to my left. 11 o'clock, Senator Ribicoff will meet the Connecticut delegation at the Red Cross tent. Non è una scelta casuale, è un luogo simbolico. La folla invade il Lincoln Memorial per marciare pacifica davanti al monumento di colui che solo 100 anni prima ha liberato tutti gli schiavi con il proclama dell'emancipazione. Venire a Washington significa impattare col centro del potere amministrativo e politico americano. Nessuno aveva mai marciato su Washington. È quello che hanno fatto i movimenti dei diritti civili per la prima volta, portando 200.000 persone nella capitale. E la questione dei diritti civili non era una questione del sud, non era una questione periferica, non era una questione solo della comunità nera, ma era una delle questioni principali, forse la questione della politica americana. Il presidente John Fitzgerald Kennedy sta per emanare una nuova legge per i diritti civili. Il discorso di King è potente. Rimarrà per sempre il suo discorso più famoso. I have a dream. My poor little children
One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King non è insieme a una folla di africani che vogliono tornare in Africa. È in mezzo a degli americani a pieno titolo, che sono l'America. E hanno un peso economico, un peso sociale, mandano avanti le industrie, le scuole, l'economia, la cultura e la religione. E questi americani, come gli altri, vogliono avere il loro sogno americano. L'America degli anni 50 è un paese grandioso, da sogno. È il modello a cui una buona parte del mondo si ispira. Grattacieli, autostrade lunghissime e treni super veloci. È un'America che comunica al mondo un'idea di libertà, di progresso, di opportunità. Progressive achievement is the work of inspired individuals with the constructive capacity to join the efforts of all for the good of all. È l'America che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale e che si propone come modello per salvare il mondo dallo spettro del comunismo. È un'America sfavillante, quella del cinema e della televisione. Gli Stati Uniti degli anni 50, nonostante l'immagine spensierata che vogliono comunicare al mondo, sono un paese che ha paura. Sono gli anni della Guerra Fredda. Questo sogno americano che ha fatto l'America, l'ha fatta diventare grande, ha mosso la sua economia, i suoi sentimenti, che ha mosso il suo immaginario, era un sogno per bianchi, dove non c'era un grande spazio né per i neri, né per le altre minoranze, né per i nativi americani. È una società bianca in cui i neri, più di 20 milioni di persone, non sembrano avere nessun peso. Tutto è controllato dai bianchi, il potere è bianco, l'economia è bianca. I neri non hanno accesso ai ristoranti dei bianchi, hanno negozi diversi, sugli autobus devono stare in fondo e in piedi. I sedili nella parte anteriore sono riservati ai bianchi. Vengono dalle campagne, dal sud, da scuole cattive o da nessuna scuola. E la città non ha lavoro da offrire ai non specializzati. I costi sono alti, gli affitti del ghetto salgono, perché i negri non possono vivere altrove. Non li separa la legge, li separa il rifiuto dei bianchi ad accoglierli nei loro quartieri, o prezzi impossibili a confronto con lo scarso guadagno. I neri sono talmente abituati alla loro sottomissione che la maggior parte di loro sembra non avere nemmeno il coraggio di provare ad alzare la testa. Nessuno è stato in grado fino ad ora di organizzare un vero e proprio movimento. Ci sono delle associazioni, ma non riescono a smuovere più di tanto l'opinione pubblica. Il governo, fino a questo momento, non ha fatto nulla di concreto. Si parla di integrazione, ma i tentativi di metterla effettivamente in pratica sono poco incisivi. Non mancano le leggi, manca la volontà di applicarle. L'America profonda nasconde un'anima razzista, e non solo negli stati del sud.
Negroes were to be hired on the dentist office force. The personnel department can't make people like me. They can't tell the other girls that, well, that... That you're as good as they are. We need them, gentlemen. The Negro represents a labor force that hasn't even begun to be tapped. A lot of white girls just don't want to work next to a Negro girl, whether you like it or not. But don't we employ Negroes on the production line? That's not enough. As long as we set up a color line at the front door of the offices, or any line for that matter, we are discriminating. You want to set an example? Put the first Negro secretary in my office. In stati come l'Alabama o la Georgia, le leggi fondamentali non vengono applicate. La situazione è calda, insopportabile. La rivolta dei neri sta per cominciare. È a Montgomery, una piccola cittadina dell'Alabama, che tutto ha inizio. È il 1955. Martin Luther King è da poco diventato il pastore della piccola chiesa battista di Dexter Avenue. King è giovane, ha solo 26 anni, ed è pronto a battersi perché la situazione venga finalmente risolta. Lo spunto gli viene da una donna che compie il primo passo. Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto nel settore bianco di un autobus. La donna viene arrestata. Per Martin Luther King è il segnale che deve nascere una nuova forma di lotta. I neri di Montgomery decidono in massa di non utilizzare più i mezzi di trasporto pubblici. La popolazione nera aderisce alla protesta compatta, facendo sentire così il suo potere economico. Just the other day, one of the fine citizens of our community, Mrs. Rosa Parks, was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger. Mrs. Rosa Parks was arrested and taken down to jail, taken from the bus, just because she refused to give up her seat. At present, we are in the midst of a protest, the Negro citizens of Montgomery, representing some 44% of the population. King promuove la prima vera protesta dei neri. È giovane e determinato. La sua famiglia viene più volte minacciata. La polizia lo arresta con le scuse più banali, come l'eccesso di velocità. Il Ku Klux Klan gli incendia la casa e minaccia i suoi figli. King non si ferma e sua moglie Coretta lo appoggerà sempre senza paura nella sua battaglia. Io mi ero sempre trovata accanto a lui nei momenti più burrescosi. E pensare che lui era là in carcere, con il trattamento inumano che allora era di regola... Il caso di Rosa Parks è una bomba a orologeria e King lo sa bene. I neri non utilizzano gli autobus per 385 giorni. Per più di un anno si inventano mezzi di trasporto alternativi. Alla fine, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara illegale la segregazione sui mezzi pubblici. Per i neri d'America è la prima grande vittoria. Una vittoria che arriva quasi inaspettata e che suscita la rabbia delle comunità bianche più razziste. Il metodo non violento di King si dimostra efficace. I neri fanno ancora più paura. Dopo il successo di Montgomery, Martin Luther King nel 1957, insieme ad altri attivisti, fonda la Southern Christian Leadership Conference, la SCLC. Il loro obiettivo è di riunire tutti quei movimenti per i diritti dei neri già esistenti. Vogliono creare un unico grande movimento molto più forte. I neri marciano ovunque ci sia un sopruso. Un po' alla volta imparano ad alzare la testa e a prendere coscienza della loro situazione. La linea non violenta di King prende piede. Martin Luther King vuol dire: noi abbiamo il nostro sogno. Se il nostro sogno si avvera, il sogno americano è più grande. Noi siamo, a questo punto, una necessità per l'America. Perché ormai rendetevi conto che l'American Dream si può realizzare solo se al vostro sogno
si aggiunge e viene esaudito il sogno dei neri. King diventa famoso. Per Time è l'uomo dell'anno. Il presidente Eisenhower nel 1957 lo riceve alla Casa Bianca. King è consapevole che il metodo di protesta che ha scelto funziona. Decide di concentrarsi su alcuni obiettivi precisi. L'abolizione delle norme razziste, note come le leggi di Jim Crow, e convincere i neri a partecipare attivamente alla vita politica, esercitando concretamente il loro diritto di voto. Ma perché in America i neri sono ancora così sottomessi? Da dove nasce questa ingiustizia sociale? Le ragioni sono antiche. I see them stand around the big white gate, traveling long before it gets too late. It ain't no use but sit and wait. Just keep it in the middle of the road. Children, keep it in the middle of the road. All'inizio del XVII secolo, l'impero britannico ha formato colonie lungo tutta la costa atlantica dell'America settentrionale. Qui si producono materie prime come tabacco, zucchero e cotone. Il bisogno di manodopera è enorme e inizia così la tratta degli schiavi. Gli schiavisti, giorno dopo giorno, convincono gli africani di essere una razza inferiore. Per i bianchi è un sistema economicamente molto vantaggioso, per cui si cerca una giustificazione morale. È un sistema che dura fino alla guerra civile americana, fino al 1862, quando la schiavitù viene abolita. Ma il pregiudizio rimane ancora a lungo. I neri devono lottare ancora contro i luoghi comuni, che li descrivono come dei fannulloni scansafatiche, come in questo cartone animato del 1941. Martin Luther King cresce in un paese in cui i pregiudizi contro i neri sono ancora molto forti. Nasce ad Atlanta, in Georgia, nel 1929, anno della più grave crisi economica americana. Durante gli anni dell'università decide di diventare pastore, come suo padre, e a 25 anni ottiene il dottorato in filosofia. È il 1954. Studia Gandhi e rimane affascinato dal suo pensiero, specialmente dal principio del Satyagraha, ovvero la forza della non violenza e della disobbedienza civile. Il pastore si deve guadagnare la fiducia del suo pubblico, del suo popolo, e questo avviene attraverso un'oratoria di natura fortemente persuasiva, molto emotiva e molto ricalcata sui ritmi e gli stili della Bibbia. Il rapporto fra la persona e Dio è diretto, e se c'è un mediatore è la Bibbia. Naturalmente la Bibbia c'è anche nella Costituzione americana. È un testo che viene anch'esso da una tradizione puritana in cui i diritti fondamentali sono scanditi con un ritmo biblico. King dichiara che Cristo gli dà lo spirito e la motivazione, Gandhi il metodo. Alla fine degli anni 50, la protesta dei neri è finalmente esplosa. I neri hanno finalmente compreso il loro potere all'interno della società americana.
La loro protesta non è solo una battaglia politica, ma è soprattutto una battaglia etica che fonda le sue radici nella cultura delle popolazioni nere. La religione, quella battista specialmente, ha un ruolo determinante nel muovere le masse verso la protesta. I principi sacri della Bibbia si fondono con quelli della Costituzione americana. Martin Luther parla a una comunità fortemente segnata dal ritmo e dalla musicalità. Una comunità nera che ha una musica propria, una musica che è basata più sulla performance che su un testo scritto musicalmente che viene poi suonato. Quindi è una musica che va avanti per sessioni, per varianti di uno stesso ritmo musicale. Le parole di King appartengono alla tradizione puritana. La forma retorica è la geremiade, la lamentazione dolorosa che si risolve con un'invocazione alla giustizia e all'intervento divino. Sono le formule retoriche del gospel e dello spiritual. Nel 1960 l'America sembra cambiare di nuovo. È candidato alla presidenza per il Partito Democratico il giovane John Fitzgerald Kennedy. Durante la sua campagna elettorale, Kennedy parla di diritti civili e di uguaglianza per tutti i neri del Sud. King decide di appoggiarlo e questa decisione sarà determinante per il successo del Partito Democratico e per la storia dell'America. King convince i neri ad iscriversi alle liste elettorali per esercitare il loro diritto di voto. La campagna elettorale è serrata. Kennedy rappresenta il nuovo volto dell'America. Il suo avversario è Richard Nixon. I due candidati si sfidano nel primo duello televisivo della storia. I diritti civili sono al centro anche di questo dibattito. King si allontana sempre di più dalla Casa Bianca. L'FBI lo tiene sotto controllo e cerca di screditarlo. L'evoluzione del suo pensiero e la convinzione che la violenza sia sbagliata a priori lo portano a mettere in discussione il modello economico e sociale americano. Il nemico da combattere è la povertà, che sarà il centro delle sue ultime battaglie sociali. Nel 1968 è a Memphis, nel Tennessee, per sostenere uno sciopero di netturbini. La presenza a Memphis di Martin Luther King è la presenza di un leader che anche in maniera profetica sente il peso, l'onere delle difficoltà profonde che il suo movimento sta incontrando e che potrebbero anche condurlo a una fine tragica. Il 4 aprile tiene il suo ultimo, a tratti profetico, discorso. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. And I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. La sera del 4 aprile 1968, King esce sul ballatoio del secondo piano del Lorraine Motel. Con lui, il suo collaboratore Jesse Jackson. Alle 18.01, King viene colpito da un colpo di fucile di precisione. Martin Luther King muore un'ora dopo lo sparo. Ha solo 39 anni. Dr. King,
That was it. I said, Dr. King, just as he straightened up. I said, Dr. King, and the bullet exploded in his face. And evidently it came from this direction because he was standing at an acute angle, and the bullet knocked him up off of his feet in that direction against that ledge over there. The dream of Dr. Martin Luther King Jr. has not died with him. Men who are white, men who are black, must and will now join together as never in the past to let all the forces of divisiveness know that America shall not be ruled by the bullet, but only by the ballot of free and of just men. La notizia fa esplodere l'America. Le rivolte scoppiano ovunque. A great Negro leader was dead, and there was sorrow and despair over the burning and looting in the streets. Il sogno di King non muore con lui. I movimenti per i diritti sociali portano avanti le loro battaglie e le ragioni di milioni di americani. We must build such a quilt. Farmers, you seek fair prices when you fight against discrimination. Jesse Jackson si candida due volte alle presidenziali, ma non riesce a passare le primarie. La vera vittoria arriva 40 anni dopo, nel 2008, quando finalmente un afroamericano, Barack Obama, è eletto primo presidente nero della storia degli Stati Uniti d'America. One day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.